Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un grande benvenuto agli amici da casa, Pierluigi Pardo e Lelia Dani sono pronti a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Prepariamoci ad assistere a quella che si preannuncia come una gara in grado davvero di tenerci incollati fino al 90esimo. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio, e speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Comincia così la partita. Ecco la formazione della squadra ospite. Meret tra i pali. Una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzini. Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale. E in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Una delle stelle in campo oggi. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, dette i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa proprio piacimento. Sanno, e in area non può sbagliare da lì. Di Lorenzo. Prova a far partire il tiro. 1-0. Hanno trovato presto il gol del vantaggio. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto, eh? E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato, bravo! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla in fallo laterale. Luperto. Caputo. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Lozano. Trova il corridoio verso l'esterno. Con questa palla e punta alla porta. E il pallone entra ed è gol! E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Grassi.
Ferma bene l'avversario, può ripartire. Avanza lungo la fascia. Sventa il pericolo. Zielinski. Palla per Osimhen. Lobotka. Mario Rui. Ottima la copertura. Caputo. Grassi. Occhio alle sovrapposizioni. Osimhen. Palla per Osimhen. Zielinski. Salva tutto qui. Ripartono in campo aperto. Capisce tutto e intercetta il lancio. Occhio, cerca l'area di rigore. Grande recupero in area. Gran palla, profonda. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff tecnico, a questi ragazzi. C'è spazio per il contropiede. Lozano. Occhio a Osimhen da lì. Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Occhio al tocco in mezzo. Lozano. Pallone regalato. Osimhen. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Prova ad aprire verso il compagno. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Pallone che viene riconquistato. Occhio all'avanzata. Caputo. Conclusione respinta. Lozano. C'è il tocco al proprio portiere. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Grazie ai dati abbiamo la conferma di quanto stiamo vedendo in campo. Fa fatica a essere pericoloso, non si è... È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Questo è il pallone giusto. Intervento decisivo. Lozano. Palla per Di Lorenzo. Bravo, salta il difensore. Palla che non arriva a destinazione. Osimhen. Zielinski. Provvidenziale l'uscita del portiere qui.
Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Serve il compagno in posizione interessante. Ottima lettura difensiva. Buona l'intuizione qui. Osimhen. Possesso è recuperato in area. Ha scelto bene il tempo. Caputo. Può far male da lì. Rete dell'Empoli. Non so se volesse metterla proprio lì Pierre. Fatto sta che ne è uscita fuori una conclusione di rara precisione. La palla è sotto la traversa e il portiere è battuto. Il punteggio adesso è di 2-1. Occhio qui, può far male alla difesa. Attenzione, traversa, non è finita. Interviene e allontana. Osimhen. Un pizzico di imprecisione, unita a un po' di sfortuna, è un mix letale. Che ha spedito sul palo il pallone del possibile più due. Si guarda attorno. Nessun problema qui per il portiere. Pallone interessante. Caputo! Conclusione che non sorprende il portiere. Corner importante, potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Opta per la soluzione ravvicinata. Intervento facile del portiere. Giovanni Di Lorenzo. Un ringraziamento speciale ai tanti bambini che oggi sono qui ad assistere. Si avvicina all'area. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Occhio a Osimhen da lì. E non sbaglia! E c'è il raddoppio dunque! Gol che ci viene riproposto da altra angolazione, da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante, bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere e ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Osimhen prova i pensieri del portiere, blocca la conclusione senza problemi. Azione che viene interrotta, buon recupero. Caputo. Il pubblico lo invita al tiro. Occhio a piazza. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Prova a piazzare. Conclusione murata. Pericolo sventato. Facile l'intervento del portiere su questo colpo di testa. Non un granché. Devono fare meglio di così per segnargli.
Occasione. Gioco fermo, l'arbitro ha visto il fuorigioco. L'allenatore sceglie questo cambio. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Anderson ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti. Possono partire in contropiede, attenzione. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Ha letto molto bene questo cross. Angolo battuto non bene. Si giocherà per almeno altri 2 minuti. Cerca il lancio lungo. Zielinski continua ad avanzare. Conclusione sporcata. Occhio alla conclusione. E il portiere ci arriva. Il tecnico ha deciso questo cambio. Batte lungo. Nulla di fatto dunque. Gara che finisce qui. Brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Passo falso figlio di una prestazione sottotono. Analisi semplice per quanto mi riguarda. Non è stata la loro miglior partita. Buona la sua prova, decisamente sopra la media. Può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Hanno vinto e lui è finito sul tabellino dei marcatori. Cosa può chiedere di più?